Utenti di Palermo, bentrovati. La nostra squadra ha vinto contro il Cagliari 3-2 ed è una vittoria molto molto importante. Intanto perché cancella la brutta prestazione di Bergamo, conferma invece l'ottima impressione che il Palermo aveva destato nella prima partita giocata al Barbera contro l'Inter e perché è stata ottenuta questa vittoria contro il Cagliari che ha dimostrato anche al Barbera di essere una buona squadra in ottime condizioni. I sardi hanno segnato due gol, avrebbero potuto farne altri tre e per fortuna c'è stata la grande risposta del portiere Zorbas su conclusione di Cossu, Nonè e Thiago Ribeiro. È un'iniezione di fiducia importante per il portiere greco che non aveva manifestato grande fortuna nelle prime partite subendo tanti gol e soltanto a Bergamo era stato poco bravo. Il Palermo ha giocato una grande partita, il calcio però è strano, 3-2, probabilmente un risultato che ci ha portato a soffrire negli ultimi minuti, ma dobbiamo dire che fino al 30esimo della ripresa stavamo 3-0 per il Palermo. Il dato statistico del possesso palla mi ha a dir poco incuriosito. Alla fine il Palermo ha tenuto per 19 minuti il pallone e il Cagliari addirittura per 34, però per 75 minuti la squadra rosanero ha avuto la vittoria in mano senza mai far venire il pensiero a nessuno dei presenti che il Cagliari potesse rientrare in corsa. Sono contento per Zorbas, sono contento perché ancora una volta il Palermo in casa ha dimostrato di sapere dare spettacolo e questa squadra allenata da Mangia probabilmente merita attenzione, rispetto e fiducia, perché sta cominciando a dare segnali davvero incoraggianti. Mi è piaciuta molto la coppia difensiva Migliaccio-Silvestre, mi è piaciuto molto a centrocampo Barreto e mi è piaciuto molto anche Della Rocca. In avanti Niccoli ha lottato davvero in maniera caparbia, non siamo abituati a vederlo tornare nel cerchio di centrocampo, a combattere, a entrare in scivolata per rubare palloni agli avversari, questa sera lo ha fatto. Il che dimostra che Mangia ha fatto bene a ricaricare le batterie al capitano, a ridargli importanza, fiducia. Lui sente che l'ambiente è con lui, che l'allenatore crede in lui, non lo mette in discussione, ne ha fatto il fulcro di questo progetto rosanero e Miccoli sta rispondendo alla grande. Nella formazione iniziale ha giocato Piniglia. E ho avuto la conferma di quel che ho pensato già da parecchio tempo. Questo è un giocatore del quale non si può fare a meno. Dà sportellate a destra e a sinistra, riceve calci, li restituisce, salta benissimo di testa, conquista tante punizioni, crea spazi per Miccoli. Dal punto di vista dell'impatto fisico è davvero importante avere Piniglia lì davanti. I tre gol sono stati bellissimi, il Palermo ha avuto la bravura e la fortuna di sbloccare il risultato dopo appena 20 secondi con l'israeliano Zavi che ha calciato da 20 metri a girare all'incrocio dei pali un pallone fantastico, ma aveva avuto un bel suggerimento da Della Rocca, uno che fa un lavoro oscuro ma molto molto prezioso, in coppia con Barreto danno davvero garanzia di grinta, forza fisica ed entrambi sanno giocare bene il pallone. Ecco perché Mangia ha indovinato alla perfezione la mossa di mettere in difesa Migliaccio. Lui lì gioca benissimo e si è liberato un posto a centrocampo dove il Palermo può continuare ad avere la grinta che aveva con Migliaccio, ma ha qualcosa in più nella capacità di giocare la palla con i piedi in Della Rocca. La seconda rete è stata magistrale perché Miccoli ha trovato un corridoio, una verticalizzazione bellissima per Bertolo che ha fulminato il portiere avversario appena entrato in area di rigore. L'argentino, che abbiamo visto pochissimo nella sua prima stagione rosanero, è tornato a Palermo circondato dalla sfiducia. Chissà che questa posizione da titolare oggi e il gol non abbiano cambiato anche la sua avventura, il suo futuro con la nostra squadra. Al 30esimo della ripresa, Miccoli ha segnato un gol stupendo. Da punizione, si dice in questi casi, da posizione quasi impossibile. Il pallone era un paio di metri accanto alla linea del fallo laterale, quasi vicino alla bandierina del corner. Forse Agazzi, portiere del Cagliari, ha qualche responsabilità. A noi però interessa dire che Miccoli ha trovato una traiettoria vincente davvero illuminante, bellissima. E 3-0 a un quarto d'ora alla fine sembrava finita la partita.
Il Cagliari invece ha accorciato le distanze con Conti sul calcio di punizione, e poi con Nainggolan che ha indovinato una serie di dribbling, uno slalom, trovando la difesa rosanero impreparata. È stato comunque molto bravo. L'ultimo quarto d'ora probabilmente il Palermo ha abbassato un po' la guardia perché la partita si è fatta troppo nervosa. I giocatori del Cagliari hanno proposto qualcosa vicino alla rissa e il Palermo probabilmente si è tirato un po' indietro perché non voleva essere coinvolto. Balzaretti ha preso un pugno in faccia, altri giocatori potevano riportare le conseguenze per entrate abbastanza violente e dunque il Cagliari, a furia di entrate dure, ha trovato spazio. Comunque il Palermo ha vinto 3-2 ed è una bella vittoria, anche perché adesso la squadra rosanero è attesa domenica da una trasferta difficile a Roma in casa della Lazio, un avversario che ritengo molto molto pericoloso, e una iniezione di fiducia ci voleva certamente. È stata però la partita che ci ha dato dei segnali importanti per quanto riguarda l'organico. Ha giocato Aguirre Garay, ha giocato poi Acqua, entrati nella parte finale della partita, comunque nel secondo tempo. Mangia dà attenzione a tutti gli elementi. Negli ultimi minuti poi ha fatto rifiatare anche Nicoli, uscito con una standing ovation del pubblico, ed è entrato Hernandez. I segnali importanti, i segnali di crescita ci sono. Una squadra compatta, una squadra che ha segnato tre gol belli, una squadra che ha cercato spesso le verticalizzazioni, ha segnato bei gol ed è stata seguita con passione ed interesse dal pubblico del Barbera, che non era numerosissimo. Eppure dobbiamo dire che in casa il Palermo finora ha divertito e vinto 4-3 con l'Inter e 3-2 con il Cagliari. Sono stati segnati 7 gol, è vero che ne sono stati subiti 4, però va bene anche così, non c'è dubbio. Complimenti ai Rosanero, è forse il caso, dopo questa vittoria, che tutta la tifoseria cominci a dare maggiore fiducia e abbandoni un po' il pessimismo che avevamo registrato nelle prime partite. Quella di Bergamo, su un campo difficile e comunque una partita che ha portato una sconfitta con un solo tiro in porta subito, potrebbe essere una parentesi negativa che non dovremmo riscontrare nelle prossime settimane. Questo Palermo c'è e gioca. Vi ringrazio, ci rivediamo domenica dopo la partita Lazio-Palermo. Arrivederci su di Palermo.